Buonasera a tutti, con questa ultima puntata finisce la stagione regolamentare per quanto riguarda anche a bordo campo, però certamente oggi è una giornata importante per le squadre isolane. L'Ischia gioca e perde purtroppo contro la Romana i suoi playoff. Avremmo voluto che continuasse il cammino dell'Ischia. Il Real Forio vince i playout. E si salva un campionato lunghissimo, quello che non avremmo voluto vedere, quello del Forio con i play-out, addirittura con i tempi supplementari. Di questo parleremo, ma faremo anche un breve excursus sui campionati delle due squadre isolane, l'Ischia e il Real Forio. Però adesso andiamo subito a presentare gli ospiti di questa trasmissione. Inizio con Filippo Florio, calciatore dell'Ischia. Ciao Filippo, grazie per essere con noi. Ciao Enrico, buonasera a tutti e grazie a te per l'invito sempre. Noi abbiamo Joachim che, come al solito, è sempre sorridente e soprattutto lo è ancora di più adesso dopo questa bella vittoria. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Michele Carifano, il nostro opinionista, pronto a dare qualche giudizio un poco più severo questa settimana. No, 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 no. Poi Buonasera a tutti. abbiamo con noi Simone Vicidomini, Buonasera. giornalista, grazie per essere con noi. Abbiamo Antonio Castagna, under e bomber del Real Forio. Ciao. Ah, Bomber, buonasera, Bomber ce ne vogliono molti per essere chiamato così. Però l'importante è fare quelli giusti. Sì, è giusto. Ok. Con noi Giuseppe Migliaccio. Grazie a Giuseppe per essere con noi, che ha seguito un po' l'Ischia, il Forio, ma soprattutto il lungo cammino del Forio, sperando che durasse un po' di meno, senza la Il coda finale. lungo cammino del Forio e il lungo play-out anche del Forio, tempi supplementari. Meno male che non c'erano i rigori, quindi è stato Ok, ma non ci bello. saremmo arrivati perché poi abbiamo chiuso Perché la poi dopo è pratica. stato chiuso prima, quindi è molto meglio. Noi oggi, a differenza delle altre volte, apriamo con una copertina dedicata al Real Forio. Le Sola, invitato anche da Fiorentina, da Rieti, arriva uno, arriva due, arriva Pomigliano, si aggiudica il play-out. Allora, abbiamo visto le immagini prima al campo, poi al Molo 11, però prima di farle commentare ai calciatori protagonisti, io volevo farle commentare agli altri ospiti. Filippo, allora un Forio che si salva, esulta, è una bella soddisfazione, forse era meglio salvarsi prima. Prego. Ah, beh, adesso si deve pensare a quello che è stato fatto, il risultato che hanno raggiunto è importante perché comunque i play-out sono partite a sé, sono partite difficili da giocare, sono partite che fanno crescere tanto i giovani. E sono andati sul 2-0, io pensavo, ho visto che stavamo qua con Enrico, abbiamo visto il risultato che fosse fatta, poi hanno avuto la forza mentale di reagire a un recupero, una rimonta del Pomigliano, quindi gli vanno fatti i complimenti al Forio ed è importante che il Forio si sia salvato per la realtà calcistica isolana, è tanto importante. Quindi io
io vi posso fare i complimenti a tutti, ho tanti amici là, sono tanto contento per loro e sono tanto contento per il For You. Michele Califano, un tuo giudizio, For You che si salva, una stagione un po' balorda, compromessa un po' dalla federazione, un poco anche da alcune partite non giocate al meglio. Sì, purtroppo l'abbiamo sempre detto nel corso di quest'annata. Purtroppo il For You si è trovato impelagato in una situazione extracalcistica. E per fortuna che ne è venuto fuori, anche se con grossi sacrifici e con grosso stress, soprattutto da parte del presidente, perché ieri l'ho visto proprio fuori di sé, ovviamente, dopo aver accumulato per tutta la settimana tutta questa tensione, era normale che potesse sfociare in queste esternazioni abbastanza calde. Comunque ci fa sempre piacere, perché vedere un presidente così caldo significa che effettivamente ha nel cuore i colori bianco-verdi, e questo certamente è un fattore positivo per il For You Calcio, che secondo me di quest'annata dovrà fare un grosso esame di coscienza per poter programmare il prossimo anno un anno migliore, un anno più tranquillo, soprattutto un anno con soddisfazione che il presidente merita, sinceramente. Abbiamo due messaggi che riguardano il For You. Noi tra poco ci fermiamo, andremo in pubblicità e apriremo con l'Ischia la prima parte della trasmissione, però l'anteprima la merita il For You. Antonio De Simone, buonasera a tutti, volevo fare i complimenti a Castagna per il gol di ieri e per i sacrifici fatti che ha fatto negli ultimi due anni, in modo tale che hai potuto conquistarti questa maglia, e soddisfazione. Prego. È stata una bella soddisfazione, poi è sempre il mister a fare le scelte, io mi faccio sempre trovare pronto. Questa volta mi sono fatto trovare pronto anche a un altro appuntamento, quello col gol. Buonasera a tutti voi, complimenti a Real For You da Marco Antonio Manzi, quindi i complimenti si sprecano, li sprechiamo anche noi, Simone, oppure siamo più critici? No, vabbè, sicuramente la salvezza del For You, come ha detto Pippo, per il calcio isolano è un grandissimo obiettivo, comunque mantenere la categoria è sempre un ottimo traguardo. Forse le aspettative di inizio stagione erano un tantino diverse, perché ne abbiamo parlato a inizio stagione anche qui durante le trasmissioni, il For You puntava un qualcosa di diverso tipo i playoff, poi ci sono state alcune circostanze che comunque hanno rallentato questa corsa, se vogliamo dire, poi risultati antallenanti, prestazione forse un tantino da rivedere, però per il mio modo di vedere, ti ripeto, si poteva anche evitare magari di andare a giocare all'ultima spiaggia, se vogliamo dire, la salvezza, perché comunque le occasioni ci sono state, però va bene così. Mi auguro che il prossimo anno si programmi, cioè gli obiettivi siano di disputare un campionato, non dico da vertice, però di mantenere le aspettative, perché comunque se si parla nuovamente di playoff e al giro di boa stai nuovamente così, bisognerà anche vedere manteniamo le promesse, dai, sicuramente vediamo anche Amato cosa farà. Giuseppe Migliaccio, leggo prima due commenti così puoi intervenire. Antonio De Simone, il presidente Amato merita il ringraziamento di tutti i foriani. E poi Antonio Schiano, sempre Amato ha fatto grandi investimenti per il Real For You, purtroppo gli investimenti non hanno prodotto quanto si sperava. Un tuo commento veloce su presidente, società, squadra? Allora, secondo me il presidente si merita quello che abbiamo visto tramite le immagini, se lo merita tanto, perché è un presidente tifoso, è un presidente che ogni volta che facciamo le interviste post partita non ha voce, perché nel frattempo urla per tutti i 90 minuti. Questo non è che ci fa piacere, però. invece è bello, perché ecco, vedi, a noi ovviamente non fa piacere, perché i tecnici potevano fare un lavoro immane per far sentire, però è bello avere una persona che ci tiene così tanto per la piazza, ci tiene così tanto per la società,
e per la squadra ieri si è visto. Ai ragazzi non si può dire nient'altro che bravi e complimenti, perché ieri fin da quando sono entrati in campo, che noi siamo arrivati a fare il pre-partita da bordo campo e li abbiamo visti entrare in campo, già da quel momento si vedeva che proprio erano concentrati, erano sul pezzo e per 120 minuti sono sempre stati concentrati, sempre a dare al massimo. Hanno finito la partita con i crampi tutti quanti, perché hanno corso per tutto il tempo sotto un sole cuocente a Forio. Quindi io ieri spero che, soprattutto con il fatto dei tifosi, si sia scritto un inizio di una pagina, perché anche il Forio si merita di avere quei tifosi che ha avuto ieri, e io spero che ieri non sia stata un'eccezione alla regola, ma spero che sia diventata una regola, perché il Salvatore Calise si merita e questi ragazzi si meritano di avere un tifo come hanno avuto ieri. Ok, ha detto Giuseppe, siete stati bravi, non c'è niente da dire per quanto avete fatto nell'ultima partita, però Anto, per il passato qualcosa andava fatta meglio, no? Sì. Avete qualche rammarico per delle prestazioni, delle occasioni che potevate dare di più e poi sì, alla fine non siete riusciti? Sì, ci sono sempre queste cose nel calcio. Comunque esci da una gara e dici magari potevo fare di più e non l'ho fatto. Questo è anche un segnale di responsabilità, sì, capire quando non si è dato il massimo. Certo, però comunque credo che sì, ci puoi ragionare la domenica e lunedì su una cosa del genere, però già il martedì quando torni al campo devi pensare a quella dopo, perché poi non puoi tornare di nuovo a fare quello che hai fatto la settimana dopo, la settimana scorsa. Ok, soddisfatto per questa vittoria, per il sì, gol abbiamo detto non è importante per averlo fatto, ma è importante aver aiutato la squadra. Sì, importante aver aiutato la squadra. Cabrera, campionato secondo me ottimo, una prestazioni sempre sopra la media, un giocatore di rendimento, esulti per la vittoria, però c'è qualcosa che vuoi dire anche ai tifosi per la stagione come è andata? Prego. No, stavo vedendo un po' l'immagine e emozione perché vedere tutti i miei compagni festeggiare così era una cosa che ci meritavamo. E ormai gli obiettivi hanno cambiato durante tutto l'anno praticamente, perché comunque quando tu inizi una stagione sempre hai obiettivi alti, però il calcio è così, le cose cambiano e l'obiettivo nostro era lasciare il Forio in eccellenza e comunque l'abbiamo fatto. Ci scrive Niello Callise, spero nel salto di categoria per entrambe le società l'anno prossimo. Certamente è un augurio importante e anche, diciamo, di chi pensa molto molto in positivo. Filippo. Eccezionale, sarebbe qualcosa di strepitoso sempre per il calcio ischitano, per lo sport e per l'isola, però in questo momento penso che le due realtà debbano affermarsi nelle loro categorie con progetti a lungo termine e già questo sarebbe un passo importante. Arcangelo Mazzella, complimenti a entrambe le squadre, però adesso vogliamo conoscere i progetti delle squadre e purtroppo questa sera siamo orientati a ancora raccontare il campionato, per i progetti lo faremo tra qualche giorno con i vari dirigenti. Poi c'è Giacomo Pelliccia che invita Cabrera a cambiare lavoro, dice sei bellissimo, fai il modello. Non so se ci sono dei rapporti sentimentali tra di voi, però lui sa che lo voglio bene. Sa che lo vuoi bene, però lui ti invita a cambiare lavoro, fai il lui modello deve, lui deve fare bene. Quello. Ok, una battuta, chiudiamo qui la prima parte della trasmissione, pubblicità e poi andremo a vedere il cammino dell'Ischia, la partita dell'Ischia brutta l'ultima, belle le altre. Matera Bus, la scelta giusta per raggiungere Ischia. Il nostro viaggio è iniziato nel 2009 ed oggi la nostra azienda vi propone una flotta con 40 mezzi con bus, gran turismo, minibus e vetture veloci e confortevoli. Viaggiare con noi è un vero piacere.
grazie ad autisti esperti, guide qualificate ed automezzi nuovi, comodi e sicuri. Offriamo servizi in tutta Italia e tour a Ischia, Capri, Procida, Amalfi, Positano, Ravello, Vesuvio, Pompei e tante altre mete. Transfer veloci e senza stress dall'aeroporto o dalla stazione di Napoli per raggiungere tutti gli hotel dell'isola d'Ischia. Servizio assistenza bagagli e biglietteria online. Convenzione traghetto più transfer fino al tuo hotel ad Ischia a partire da soli 25 euro per persona andata e ritorno. Oltre 100.000 passeggeri preferiscono i nostri servizi. Per la tua vacanza ad Ischia non sbagliare. Rivolgiti a Matera Bus, professionisti dell'ospitalità. Olha che coisa mais linda, mais cheia di graça, ela menina che vem e che passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Centro Diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata, una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie, la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Le delizie senza glutine, per non farti mancare nulla anche nei tuoi giorni più belli. Il nostro è un laboratorio artigianale per la realizzazione solo di prodotti senza glutine. Produciamo prodotti freschi sia dolci che salati, pane, pizzette, cornetti, sfogliatelle, torte e tanto altro ancora. Basta scelta di prodotti confezionati, convenzionato ASL. Acquista da noi con il tuo buono mensile. Per info e prenotazioni 380 26 25 874. Siamo a Panza, Forio, alle spalle della Chiesa di San Leonardo. Le delizie senza glutine, perché ogni giorno è un giorno speciale. Trattati da re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re. Futura. Il suo nome è detto questa notte. Mette già qua. Sarà diversa, bella come una stella. Sarai tu mia sole. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più. Risvegliarsi mai per me non ha senso senza te. Solo tu. Stamattina per alzarmi ancora un giorno insieme a te. Torniamo in studio, leggiamo un messaggio di Antonio Schiano col quale apriamo anche la pagina dell'Ischia. Complimenti per il campionato fantastico, non ci resta che festeggiare tutti, tecnico, presidente, Taglialatela, il DS Lubrano, tutti i calciatori e i tifosi. Peccato per il 5-0 nell'ultima giornata. Vabbè. Purtroppo siete scivolati, Filippo, tu non c'eri perché eri ad Ischia per infortunio e quindi non hai partecipato alla gara. Purtroppo è stata una gara
particolare forse, già di fine stagione. No, no, è stata una gara giocata male, Enrico, tu lo sai, quando uno sbaglia si deve assumere responsabilità. Abbiamo giocato male, abbiamo giocato una partita non nel nostro solito modo nostro, e questo fa male perché dopo un'annata strepitosa dove abbiamo fatto qualcosa di incredibile, non dovevamo e non meritavamo di finire così. Non è il modo nostro di giocare quella partita. Può capitare, perché nel calcio può capitare. Questo ci deve solo insegnare a crescere, perché se vuoi fare qualcosa di importante nei prossimi anni, queste sono il tipo di partite che non devi sbagliare. C'era un giocatore nell'NBA che disse, dopo un'eliminazione dai playoff, si arrabbiò con un giornalista perché gli chiese: tu lo vedi come una, non come una sconfitta, come una delusione, come un disastro questa sconfitta? No, perché questo ti porterà poi negli anni futuri a fare meglio. Noi veniamo dalla finale persa con la Marianese. Possiamo dire che bisogna imparare dagli errori, sempre. Però se non si impara si dice che... Se non si sbaglia non impari, se non le giochi queste partite... Però perseverare non a volte fa anche male. Infatti bisogna avere la capacità dagli errori di crescere, di alzarsi. C'è Antonio De Simone, dice: Pippo merita la Serie C, spero che la raggiunga con l'Ischia. Ma tu la Serie C la vuoi raggiungere con l'Ischia, oppure se capita l'occasione sei pronto a coglierla al volo? Enrico, tu lo sai, da quando mi conosci, da quando sono piccolo, da sempre. Quando 4 anni fa l'ho mollata la Serie C per tornare a Ischia, perché in fondo avevo perso anche fiducia in me stesso. In questi anni ho dimostrato prima a me stesso chi sono, cosa voglio, e di conseguenza lo sono riuscito a dimostrare grazie ai miei compagni, perché da solo nessuno riesce a fare nulla. Oggi hai 28 anni tu. Oggi ho 28 anni. E certamente penso che sia un ragazzo diverso di quello che ero a 23 anni già ne avevo fatte 100 di partite da professionisti. Io sono irrazionalità, follia e irrazionalità tutto messo insieme. Devo sentire dentro determinate emozioni, sensazioni. A Ischia le ho sentite tutte. Negli ultimi 2 anni in maniera ancora più forte, perché abbiamo fatto qualcosa di strepitoso. Adesso il futuro è da scrivere, ma non ti posso dire oggi cosa succederà, perché il futuro è solo di chi lo vivrà. Viviamo giorno per giorno. Ho imparato questo. Tra l'altro, tu sei un ragazzo serio. Oltre a pensare a costruire il futuro nel calcio, stai pensando anche a costruire un altro futuro che ti durerà tutta la vita. In bocca al lupo anche per questo. Grazie. Allora, Michele, ci andiamo a vedere un attimo i risultati. Sono 2, 3, forse 4. Andiamo a vedere. Vediamo questi risultati, perché la Nocerina perde contro il Cassino 0-1, 5-0 invece della Romana all'Ischia, questo per quanto riguarda i play-off. Per quanto riguarda i play-out, Lanzio batte 4-0 il Gladiator e Sassari Calcio Latte Dolce Nova Florida finisce 3-2 per i padroni di casa. Allora, possiamo dire su 4-3 risultati eclatanti. In genere la Nocerina che perde, pensare che l'Ischia avrebbe potuto fare adesso in casa la finale playoff. C'è il rammarico, Michele, per questo? Sicuramente sì, anche perché io prima della partita ero a pranzo con i miei amici, che abbiamo fatto la trasferta, e dissi proprio vicino ad un mio amico che era seduto a fianco a me, dissi: io sono sicuro che il Cassino vince, non sono sicuro che l'Ischia vinca. Perché Enrico... Pure Filippo mi sembra che era sicuro che il Cassino poteva fare... cancellare dalla lavagna la Nocerina. Perché la mia preoccupazione... Io sono d'accordo. La mia preoccupazione era quella dell'Ischia, della reazione dopo della partita di Nocera. Perché secondo me quella è stata la delusione maggiore. Quella secondo me ha portato un po' la squadra a demotivarsi, ha portato la squadra. D'altronde, durante la settimana anche l'allenatore aveva manifestato le sue preoccupazioni, perché aveva visto la squadra che non si era allenata con il solito piglio. Io sabato mattina sono andato a vedere l'allenamento al campo e devo dire la sincera verità, ho notato una squadra in vacanza,
per cui la mia preoccupazione era quella e sostanzialmente per quello che abbiamo visto sul campo si è verificato. Dopo l'andiamo a commentare la partita. Tu pure ti aspettavi un cassino? Sì, no, il cassino, ma non solo io, il mister, ma io anche con il mister sabato ne parlammo. Tutti ci aspettavamo perché il Cassino è una squadra che gioca bene, una squadra ostica, era quella che delle quattro mi preoccupava di più, la Nocerina ha grandi nomi però poca intensità e sarebbe stata la squadra per noi migliore da affrontare nonostante poi l'abbiamo persa in campionato e purtroppo io so che ci sono state delle assenze che vuoi o non vuoi all'interno della nostra squadra sono importanti e non siamo stati, come dice il mister, bravi a reagire alla sconfitta di Nocera. È stato fatto qualcosa di strepitoso quest'anno, Enrico, probabilmente anche a livello mentale siamo arrivati un po' scarichi. Fa parte del gioco, fa parte del calcio e io veramente sono orgoglioso dei miei compagni perché quest'anno nessuno avrebbe sperato in una salvezza a gennaio. Noi a gennaio eravamo quasi salvi, quindi sono veramente contento, dispiace per i tifosi che erano lì, perché anche ieri quanti erano? Siamo 200? Spostare 200 persone a maggio vuol dire che si è fatto qualcosa di eccezionale. I tifosi sono stati dal primo all'ultimo fantastici, perché noi siamo partiti 4 anni fa con una curva agricola, siamo arrivati con l'Ostia Mare a fare 2.500-3.000 persone, è stato bellissimo, c'erano i bambini, c'era gente che non veniva allo stadio da 20 anni, quindi io sono, per me quella è la mia vittoria, è la nostra vittoria. Abbiamo un messaggio che leggo, buonasera a tutti, Pippo Florio sei un fenomeno, poi c'è anche un bel cuore, firmato Ciro Marco Simonetti Junior, lo conosciamo questo Ciro Marco Junior? Gli faccio i complimenti perché ieri ha fatto una bellissima partita, hanno vinto e gli auguro di magari giocare contro l'anno prossimo perché poi se lo Marco gli è diverso. È diverso, non segna. Ok, gli auguriamo logicamente le migliori fortune anche a Simonetti perché ha aiutato l'Ischia a raggiungere le sue fortune. È stato strepitoso Ciro l'anno scorso, è stato un giocatore eccezionale che ha fatto la differenza, quindi lui lo sa, la storia viene scritta sul campo, lui l'ha scritta e quando viene a Ischia è sempre il benvenuto. Ok, un saluto anche da parte mia e volevo anche commentare i play-out perché i risultati mi sembrano abbastanza importanti. Andiamo a rivedere un attimo. Vediamo un Gladiator che perde addirittura 4-0, che retrocede quindi insieme alla Nuova Florida Calcio. Forse per la Nuova Florida ce l'aspettavamo un campionato molto travagliato con tanti punti di penalizzazione, però il Gladiator che perdesse in questo modo così rotondo io non me l'aspettavo. Però in Nuova Florida il primo tempo stava 2-0. 2-0, ha perso 3-1. No, detto, per dirti, io ho detto un campionato. Hai detto tutto giusto, sì, però ti molto dico. Sassari è stato molto bravo. La Nuova Florida è stata una squadra che ha messo in difficoltà parecchie squadre. Ha vinto a Cava. E poi dopo, logicamente, togli un punto una volta, togli un altro punto una volta, pare 6 punti a fine aperto per problemi societari. Ti aspettavi questi risultati? Beh, che il Gladiator perdesse 4-0 così rotondo non me l'aspettavo. Io la Nuova Florida l'ho seguita e ecco, alla mia testa mi dà più notizia che abbia perso la Nuova Florida che il Gladiator. Sempre visto una squadra molto in difficoltà, il Gladiator e con l'ansio si è visto. La Nuova Florida invece è stata una squadra che ecco, è stata molto sfortunata con i punti di penalizzazione perché riverse il suo campionato l'ha fatto e gioca molto bene, ha Van Rieswijk in attacco che è un bel attaccante interessante. Ecco, paga purtroppo il secondo tempo contro il Sassari Calcio Latte Dolce in cui sul doppio vantaggio purtroppo si è fatta rimontare. Loredana Ala, tifosa tra le VIP della tribuna, fai complimenti a Pippo per le emozioni che ha regalato il nostro numero 11, anche se una volta quando giocavi in quel ruolo dovevi giocare con la 2. Grazie. Quindi complimenti, andiamo avanti con la nostra scaletta.
Ed ora ci andiamo a vedere la sintesi della partita dell'Ischia, l'amara partita che ha chiuso la stagione. Pronti a battere il calcio d'inizio che arriva in questo momento. No, che va al cross al centro, il pallone danza al limite dell'area di rigore con la conclusione, la prima. Pallone giocato al centro dell'area di rigore, deve uscire, attenzione, forse con il fallo in attacco, la carica. Il cross di Spinosa al centro con i pugni, non perfetto, vivace, poi il pallone che scende, poi la conclusione da parte di Enrico. Succi va dalle parti di Armini, il pallone passa, Armini ce l'ha sul destro, Armini calcia e c'è la rete della Romana, il gol del vantaggio, il settimo gol. Con Fiore, apre verso Vagnoni, che è veloce, Vagnoni riesce a superare la scivolata di Matera. Allora Vagnoni, lato destro dell'area di rigore, tocco per Calì, in area Calì, calcia con il sinistro e buca per la seconda volta vivace, il raddoppio è sempre lui. Allora accompagnato da Armini, Calì va a puntare l'area di rigore, Calì carica il sinistro e sono tre per la Romana, 3-0, splendido. Longo, occhio, carica il destro con la risposta di Mastrangelo che si distende, ti protegge la rimessa dal fondo, ma non c'è fallo, allora può attaccare l'Ischia, cross sul secondo, colpo di testa, salvataggio sulla linea. Raccontare, ma mentre la Romana gioca il primo pallone del secondo tempo, c'entra Bagnoni, c'è lì vicino Calì, ancora Bagnoni, Bagnoni lascia proprio lì a Calì, Bagnoni ha anche spazio per calciare, Bagnoni con il sinistro, però pallone altissimo. Non è toccato, è uno schema, sinistro a giro, qua la grandissima parata, poi rimpallo letteralmente sul volto di Pastore. Bagnoni, sguardo in mezzo e cross, sul secondo Succi, si coordina con il sinistro, forse è stata la deviazione, poi arriva Bagnoni e per poco Trofa con l'esterno, mette bene il movimento Matera in area di rigore, cross sul secondo, non arriva nessuno, non è che scende. Parte di Montuori, ma la raccoglie Longo e fa uno stop spaziale, poi con l'esterno serve Matera addosso a Mastrangelo in due tempi, alla fine se l'è cavata, sfalò sulla linea, il pallone non è entrato, clamoroso, clamoroso come la Romana si è salvata in questo caso. Sono i Romagnoli qua, follia di bisogno, Romagnoli a saltare vivace e adesso può chiudere per il poker Romagnoli, 4-0. Matera trova bene Montuori che calcia e trova anche un gran gol, ma la posizione era irregolare, si è alzata la bandierina. Si ripropone Sfanò, Spinosa va a puntare Quirino, lascia lì Sfanò, pallone che passa in mezzo alle gambe di Bisogno, servito adesso anche Calì, poi Carbone a destra, tanto spazio per Minnocci, destra di Minnocci e sono addirittura 5 per la Romana che fa festa e finisce qui perché il recupero è scaduto. Romana 5-0 contro l'Ischia. Torniamo in studio, Giuseppe, abbiamo seguito la partita, l'abbiamo vista, certamente non è stata una prestazione che ci aspettavamo. Sì, perché di certo non è l'Ischia a cui siamo abituati a vedere, non è la prestazione a cui siamo abituati a vedere, non è quell'Ischia che ha giocato contro la Romana al Mazzella, perché io mi ricordo in quella partita un giocatore come Calì che non fece neanche un tiro in porta, ma un tiro, neanche proprio un vero e proprio tiro, neanche a tirare magari fuori dallo stadio, neanche un tiro fu fatto. Si è rifatto per lì. Si è rifatto nettamente, un giocatore importante. È stata una partita sfortunata, è stata una partita no per l'Ischia, ci può stare dopo un campionato così importante che ecco, viene, in cui si spende tanto a livello fisico, a livello mentale, che si arrivi nella fase conclusiva con dei, diciamo, con delle stanchezze sia mentali che fisiche, è arrivato un risultato molto rotondo, purtroppo sicuramente fa male, ma di certo non cancella o modifica ciò che è stato fatto, anzi comunque l'Ischia ha fatto dei playoff quando l'obiettivo era quello di salvarsi, purtroppo non sono andati come si pensava, però non ci sono tanti problemi. Simone, che partita hai visto? Enrico, purtroppo sai qual è? Dopo tre al terzo minuto perdi Nicola Talamo, è una bella botta, purtroppo Nicola sposta gli equilibri davanti, tutti magari non hanno parole dolci per questo giocatore, invece io continuo, non dico a difenderlo, però secondo me l'Ischia quando gioca Nicola è una cosa e senza Nicola è un'altra. E purtroppo l'uscita di Nicola Talamo secondo me ha, non dico che ha spianato la strada alla Romana, però sarebbe stata un'altra partita, poi devi mettere che non c'era Pippo, non gioca Baldassi,
Con tutto il rispetto, sono tre giocatori che secondo me, messi in campo, ti spostano gli equilibri. Sappiamo che la rosa dell'Ischia sicuramente non è stata così ampia per tutta la stagione, sicuramente altri giocatori si sono sempre fatti trovare pronti, però questi sono giocatori fondamentali in questi ruoli. Comunque già non avevi Valerio, Pippo altrettanto, si fa male Nicola, poi sul primo gol c'è un mezzo fallo non fischiato dall'arbitro, quindi poi la partita è andata come doveva andare. Io ero al campo, c'era vicino a Michele, nel primo tempo ne parlavamo, ci siamo un po' confrontati. Sì, c'era fallo, però comunque la Romana ha giocato. Ha meritato. Il 5-0, magari ecco il 3-1 l'avrei anche accettato, va bene, però il 5-0 secondo me è stato un passivo che di ultima verità anche a me ha dato un po' fastidio. Sono uscito anche un po' arrabbiato, se voglio dire. Faccio una domanda cattiva a Michele, no? Perché ci vogliamo bene, ma con Talamo, Baldassi e Flore sarebbe stata un'altra partita secondo te? Cosa abbiamo detto ieri su questa cosa? Te l'ho chiesto? Con Florio, Baldassi e Talamo mi sarei giocato la partita tranquillamente, e non avrei avuto il dubbio che ho espresso prima, tranquillamente, perché l'Ischia fatto da battistrada per gli altri. Poi, appunto, come dicevamo, mettiamoci pure l'ulteriore sfortuna che abbiamo perso Talamo subito. Mettiamoci pure, perché dobbiamo dirlo, per onestà di cronaca lo dobbiamo dire, abbiamo preso il gol successivamente ad un errore gravissimo dell'arbitro. Io ero lì a 4 metri, l'ho visto benissimo, c'era fallo su Quirino al limite dell'area in una posizione molto vantaggiosa per noi. L'arbitro non solo non l'ha fischiato, ma poi sulla ripartenza abbiamo preso il primo gol. E quando abbiamo preso il primo gol con l'uscita di Talamo, eccetera, lì la partita si è proprio spenta, proprio completamente. Gli altri due gol sono stati anche dei bei gol, come insomma esecuzione, anche se lì, anche sul secondo gol, diciamo così, c'è stato quel tentativo di Mattara di anticipare il terzino che scendeva sulla fascia, non è riuscito ad anticiparlo, ha avuto la possibilità di andare sulla fascia, e l'ulteriore errore. Possiamo dire, si sono fatti tutti gli errori di un campionato, li si sono fatto concentrati in quella partita, in una partita lì. Purtroppo sola. È capitato. È un fatto positivo, è un fatto molto positivo. Va bene, sono capitati tutti in quella partita là, e come dicevamo prima, quello che fa più male è solo il fatto di aver perso con quel punteggio, perché potevamo perdere anche diversamente, ci stava pure, perché la Romana poi non è l'ultima squadra, la Romana ha dei buoni elementi, è una squadra che gioca, esprime anche un buon calcio, quindi non è che abbiamo giocato contro una squadretta. E quindi questo è il risultato di una giornata disastrosa, purtroppo, che non inficia però il cammino dell'Ischia Calcio che abbiamo visto durante tutto l'anno. Io ti devo dire la sincera verità, quando ieri mi hai chiamato invitandomi alla trasmissione non volevo venire. Veramente. Non volevo venire perché mi risulta difficile parlare dell'Ischia in queste condizioni, dopo che mi avevo abituato per tutto l'anno a un lunedì più tranquilla, ti volevo mettere alla prova. Però siamo qui giusto per fare il nostro ruolo, il nostro dovere. Grazie. Lo facciamo sempre con la dovuta trasparenza, e soprattutto se c'è qualche critica lo facciamo sempre sperando sempre che possa essere una critica costruttiva e non distruttiva, perché l'Ischia Calcio per noi è un vantaggio per tutta l'isola di Ischia, quindi ci fa solo piacere che insomma, i colori giallo-blu possano sempre andare lontano. Chiedo alla regia di farci rivedere la schermata dei risultati dei playoff e playout, perché devo fare una domanda a Filippo. Filippo, si dice sempre noi dobbiamo finire nel girone laziale perché sono più scarse. Poi le laziali vanno a fare la finale dei playoff e la laziale si salva con la campana. Cioè, ma sono più scarse oppure non sono più scarse? Non è una questione ambientale il girone G, il girone H, il girone I.
La mia è una battuta. No, no, lo so. Però è paradossale, noi dobbiamo finire il girone laziale, poi vediamo. La Nocerina perde, l'Ischia perde, che sono campane, sì, sì, contro Romano, e il Gladiator perde contro l'Anzio. Prego. No, ti dico, per me non è mai stata una questione tecnica, è come quando io ho avuto la fortuna di fare il girone di Serie D con il Rimini, il girone E mi sembra che faceva, no, sì, E, oddio, mi ricordo. Sono gironi diversi a livello ambientale, ma tecnicamente lì sono tutti campi perfetti dove si gioca la palla. Girone H è un girone agonistico, un girone che se tu lo vai a giocare e metti 3-4 squadre di Serie C retrocedono, perché è un girone ambientale incredibile. Cosa significa? Queste partite qua, noi quando vai a giocare a Nocera, l'Ischia Calcio comincia a crescere, perché se l'anno prossimo te la mettono nel girone H, sono tutte le partite così. 5.000 persone, gente che ti insulta, gente che ti fischia, e ci sono giocatori abituati, la verità è che ci sono giocatori abituati a quel tipo di partite e giocatori non abituati. Questo non vuol dire che ci sono giocatori scarsi e giocatori forti, ci sono giocatori che sono abituati a vivere e si esaltano su quel tipo di situazioni, e giocatori che invece soffrono quel tipo di situazioni e non le devono giocare quelle partite. Questo ti fa formare la squadra anche per l'anno prossimo. Quando io prima, parlando del Forio, dico è importante per Forio giocare queste partite e vincerlo per i ragazzi, perché sicuramente Antonio l'anno prossimo sarà un giocatore pronto rispetto a quello che era quest'anno, a giocare partite diverse, a giocare partite decisive, quando la palla scotta, quando la palla brucia, e quando giochi a Martina Franca, quando giochi ad Andria. Io ci ho giocato ad Andria in Serie C, c'erano 5.000 persone, la palla scottava, abbiamo vinto 2-1 al 90esimo perché ci abbiamo creduto, era una squadra sbarazzina, giovane. E queste sono situazioni che poi dopo nel futuro ti vanno a far capire tante tante dinamiche. Però il girone G non è scarso, il girone G è semplicemente diverso da quello H. Sicuramente a livello ambientale è molto più semplice dell'H, ma qualitativamente non è inferiore. Ok, perfetto. Michele, hai lanciato un assist alla mia regia che ti è andato a trovare il fallo fatto su Quirino. Chiedo alla regia di farci vedere la moviola. L'arbitro non fischia, riparte l'azione della squadra laziale, che fa tra l'altro un'azione quasi alla mano, tipo basket, tipo rugby, per arrivare poi al gol. Torniamo sul fallo un attimo, ecco qui il giocatore dell'Ischia stoppa il pallone, lo tocca lui, viene toccato sul piede di appoggio. Mi sembra un fallo abbastanza chiaro. Netto, Enrico, io ero lì proprio, guardavo proprio, stavo sulla tribunetta, era proprio lì, l'ho visto proprio chiaramente. E l'arbitro è lì, è in posizione, guarda. Sì, l'arbitro no, è a 4 metri, guarda, eccolo là, guarda. Guarda, guarda dove sta l'arbitro. Guarda. Sei stato uno dei tanti, Enrico. Sei stato uno dei tanti, perché per esempio è andato un calcio d'angolo. Sì, sì, sì. Per esempio, cioè non è andato un calcio d'angolo che c'era. Simone probabilmente non verrà trovato pure il no, quello immagine, no, io ti sto solo, mi sto solo elencando determinate cose che magari sono regia, successe ieri. Se la regia dopo ce lo fa vedere, anche il gol che avremmo fatto, che sul tiro di Mattera, che secondo me è entrata lì la palla. Sì, là pure a me sembrava. Secondo me è entrata lì la palla. Va bene. Ok, sul tiro lì c'è stato un salvataggio, non sappiamo se all'interno o all'esterno. È difficile anche, quello l'avevamo già visionato oggi, però non riuscivamo con le immagini a capirlo. Io ero proprio in direzione, perché il secondo tempo mi sono spostato come posizione, mi sono messo dall'altra parte. E vicino a me c'era anche Peppe Manzi, del custode del campo, che abbiamo visto proprio che la palla è entrata. Okay. Noi adesso abbiamo preparato con il nostro Giuseppe il cammino dell'Ischia racchiuso in 5 partite, le 5 partite che riteniamo che siano state quelle determinanti per il cammino giallo-blu. Logicamente vedremo solamente i gol, però andiamo a vedere il filmato. Fischio dell'arbitro, parte Lalu, saltello di Pietro Ladu.
a effettuare la rimessa lunga ancora una volta a cercare stavolta Gallo, ce l'ha con Cazione per noi che non sbaglia e col piatto destro fa esplodere la tribuna. Tutto pronto, fischia il direttore di Garavata, Lamo col destro, tiro centrale, botta secca. Ancora Baldassi che accelera, poi va dentro, elude la difesa di Piras e poi prova a rientrare sul destro, scarica per Damiano e c'è l'intervento decisivo di Loi e poi la sassata di Giacomarro ed è 2-2. Ok, chiedo alla regia di farceli vedere tutti, in effetti volevo vedere tutto il filmato, tutto insieme. Foggia che mette il cross e mette la palla in porta, la cavese passa in vantaggio al 7° minuto. Boffetti, parte Dalamo, il pareggio dell'Ischia. Guarda la cavese, intanto anche a questo pallone Dalamo! La doppietta del numero 7 e l'Ischia si porta in vantaggio. Tanti fischi dal pubblico, parte Foggia, Gemito intuisce ma non ci arriva il primo cambio dell'Ischia. Scattano anche Chiariello e Pinto, quando palla verso il centro, la cavese avanza, il destro deviato clamorosamente. Il gol della Cavese che passa in vantaggio. Cross dell'Ischia a mezzo verso Dalamo, si finisce giù, poi l'Ischia e va il gol, l'Ischia torna in pallo, Ischia in vantaggio. E apre per Florio, nuovamente dal 7, che prova a passare, ci riesce, scivolata, arretrato Luca Quirino, il vantaggio dell'Ischia Calcio con la giocatona di Nicola Dalamo. Vito Iaga medicato, intanto arriva il pari del Budoni. Ormai siamo anche nell'ottavo minuto. Florio, infatti, Giacomarro passaggio, diciamo andato a buon fine, poi Mattera di prima da Arcamone, di prima da Patalano, gran palla di Matteo Arcamone per Patalano, basso per il capitano Davide Troppa, si gira, punta, deciso, Mancino di Nicola Dalamo che fa un gol bellissimo. Forse 5 partite sono poche per raccontare tutta la vostra bella corsa verso le prime posizioni, però abbiamo scelto 5 partite che rappresentano momenti felici ma anche qualche rammarico, perché quella partita con la Cavese io penso che non è scesa giù a nessuno. No, assolutamente, ce ne sono tante altre belle, bellissime che abbiamo vinto all'ultimo secondo, che abbiamo ripreso. E sempre bello rivederle. Io penso che la più importante sia quella che abbiamo perso con la Cavese, perché non me lo posso mai dimenticare. Dopo, ora lo possiamo dire, ci chiudemmo nello spogliatoio perché ci rendemmo conto che sì, giocavamo bene, ma i risultati non arrivavano. Quindi dovevamo cambiare qualcosa nel nostro modo di lavorare, nel nostro approccio. E infatti, dopo quella partita vennero 12-13 risultati utili consecutivi. E da lì noi siamo partiti, perché le prime 5 partite abbiamo fatto 3 pareggi e 2 sconfitte. Sì, perché poi ci fermano nuovamente a Flaminia. Sì. Poi da Flaminia siamo ripartiti e ci siamo nuovamente fermati a Genzano. Fatto quei 2 filotti. Quindi noi il campionato lo dovevamo spostare in Sardegna per un periodo e a Roma non dovevamo andare a giocare. Allora, Cabrera, guardando l'Ischia, bella Ischia, ci ha fatto divertire, l'hai seguita? Sì, ho seguito i risultati soprattutto.
niente, l'unica cosa che posso dire è fare i complimenti a tutte le squadre dell'Ischia, a tutto il staff, calciatori, hanno fatto un campionato incredibile. Penso che per tutta l'isola avere squadre in Serie D in eccellenza è importante perché le dà prestigio al calcio isolano, quindi mi auguro che l'anno prossimo sia così. Speriamo che l'anno prossimo vada un poco meglio, ci basta che... Tifoso dell'Ischia, Antonio? Sì, sì, quando si vince ti fa sempre piacere. Ok, sei un tifoso di quelli che esultano quando vince, quando perde? No, ci dispiace, ci dispiace, certamente. Ok, abbiamo adesso la partita, anzi il gol di Nocerina Cassino, giusto per farci del male, ci vogliamo fare del male. Andiamo a vedere. Cross sul secondo palo, Petti, Maciariello, il gol del Cassino. Il gol del Cassino. Torniamo in studio, abbiamo visto un gol un poco fortunoso, perché c'è stato il difensore centrale, fosse stato Cabrera il Cassino non avrebbe segnato, non avrebbe segnato con te. Voglio da premettere che, prego. Guardando, non so se avete visto voi le distinte della partita di Nocerina e Cassino ieri, vedendo le formazioni vi svelo una cosa. Nocerina ieri ha cambiato 7 undicesimi rispetto all'Ischia e ha fatto giocare un giocatore che non aveva mai giocato esordito ieri, quindi non per onor di cronaca, però questa non sono partite dei cosiddetti titolari in campo ieri. Ieri la Nocerina è come se aveva chiuso al secondo posto, però diciamo che i playoff per loro non è che erano un traguardo, perché comunque a loro è scottata questa cosa di chiudere dietro alla Cavese in un certo determinato punto. Quindi perché... la perdiamo. Sì, perché per loro è stata una sorta di, cioè passano il termine, sfizio, se vogliamo dire. Ma secondo me, guarda, quelli hanno messo qualche titolare in panchina proprio per giocarsi qualche chance in più nel caso la partita fosse durata anche perché, oltre i 90 minuti. Sì, perché comunque giocando magari su 2 risultati, su 3, però pensando pure alla partita successiva, pensando di avere 2 risultati, sì, su 3, di andare un momento a giocare magari vantaggio. Con credevano praticamente di aver vinto già, di essersi già qualificati, probabilmente con questa leggerezza gli è costata cara. Però in effetti sì, in effetti il pareggio li portava già. Infatti, allora probabilmente finale, hanno pensato praticamente di mettere qualche giocatore insomma a riposo, pensando alla finale che poi avrebbero fatto. Ma ha fatto il Bayern con Real Madrid, in effetti, ha fatto solo 3-4 cambi e si sono rovinati. Però il Cassino è una squadra che comunque io ve l'ho vista andata e ritorno. Per me, quando è venuto a Mazzella, al di là del calcio di rigore che abbiamo, è una squadra ostica da affrontare, è la miglior difesa del campionato e secondo me Corcione secondo me ha fatto un lavoro straordinario. Non ha questa rosa di valore, se vogliamo dire, ha 11 effettivi, però poi ha preso questo attaccante Abreu che secondo me è fenomenale, cioè da quando è arrivato si è trascinato la squadra sulle spalle, quando non c'è comunque la squadra gioca c'è D'Angelo che comunque sposta gli equilibri, ripeto, ha una difesa molto compatta, sì, prende meno gol, sì. Quindi tu dici un Cassino che vabbè, poi dopo un Cassino Romana e secondo me se la giocano, Enrico, perché secondo me il Cassino non è che, io ti ripeto, non è così spacciato contro la Romana, perché la Romana giocando veloce, però il Cassino è una squadra che ti imbroglia, cioè ti blocca, sarà una bella partita secondo me quella. Certamente. Allora, ora ci fermiamo un attimo e andiamo in pubblicità, tra poco apriremo la pagina del Real Forio e abbiamo pure un ospite importante, il presidente Amato. Pubblicità. Centro Diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la
prostata, una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando, 4 stelle leisure, ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati, e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Matera Bus, la scelta giusta per raggiungere Ischia. Il nostro viaggio è iniziato nel 2009 ed oggi la nostra azienda vi propone una flotta con 40 mezzi con bus, gran turismo, minibus e vetture veloci e confortevoli. Viaggiare con noi è un vero piacere, grazie ad autisti esperti, guide qualificate ed automezzi nuovi, comodi e sicuri. Offriamo servizi in tutta Italia e tour a Ischia, Capri, Procida, Amalfi, Positano, Ravello, Vesuvio, Pompei e tante altre mete. Transfer veloci e senza stress dalla aeroporto o dalla stazione di Napoli per raggiungere tutti gli hotel dell'isola d'Ischia. Servizio assistenza bagagli e biglietteria online. Convenzione traghetto più transfer fino al tuo hotel ad Ischia a partire da soli 25 euro per persona andata e ritorno. Oltre 100.000 passeggeri preferiscono i nostri servizi. Per la tua vacanza ad Ischia non sbagliare. Rivolgiti a Matera Bus, professionisti dell'ospitalità. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni, realizzazioni personalizzate e su ordinazione. La passione per l'arte. Keramos, la ceramica d'Ischia. Una lunga storia senza fine. Per la salute dei tuoi amici a quattro zampe, ambulatorio veterinario della dottoressa Maria Pagano. Vieni a trovarci per visite di medicina generale, analisi cliniche con emocromo ed esami biochimici, con risultati pronti in pochi minuti, diagnostica ecografica e radiologica. Siamo organizzati per il rilascio dei certificati per le malattie scheletriche del cane. Presso il nostro ambulatorio è attrezzata una sala operatoria per chirurgia sia generale che specialistica dei tessuti molli, con impiego di anestesia gassosa, terapia del dolore e degenza post-operatoria. Offriamo servizio di nutrizione specialistico. Ad Ischia, in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano. Per la salute dei tuoi amici a quattro zampe. Torniamo in studio, abbiamo aperto con il Real Forio per la bella salvezza, ora torniamo a parlare del Real Forio con una pagina molto più ampia. Abbiamo con noi il presidente Luigi Amato che vado a salutare. Salve presidente. Buonasera a tutti e buonasera a tutti gli ospiti in studio. Allora, presidente, è stata dura ma alla fine ce l'abbiamo fatta, lo possiamo dire? Sì, assolutamente sì, è stata non dura, durissima. Però alla fine era importante raggiungere l'obiettivo, ci siamo riusciti, quindi siamo non contenti, ma molto 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 di più. Però fatemi fare una piccola premessa prima di iniziare. Volevo fare un grossissimo in bocca al lupo a Giacomo Pelliccia, che ieri ha subito un brutto infortunio e domani
farà un'operazione importante alla caviglia praticamente, quindi gli voglio fare i miei più grossi in bocca al lupo da parte mia, da parte della società, da parte dei ragazzi, perché veramente Giacomo è un ragazzo che dà tanto al Forio, ha dato tanto al Forio sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista proprio comportamentale del gruppo, quindi facciamo un grosso in bocca al lupo a Giacomo. E una seconda cosa, invece, ho visto lo schieramento che avete in studio, avete un portiere, un centrale e un esterno. Il portiere purtroppo per un fatto anagrafico non possiamo portarcelo a Forio, però quel centrale e l'esterno mi piacciono molto insieme. Presidente, però questi limiti non ci piacciono a noi di Teleischia. Lo so. Anche però, perché essendo sponsor va anche detto che noi spingiamo per il portiere, anche perché con la maglia Teleischia penso che voi avete fatto il maggior numero di punti di tutto il campionato. Assolutamente, ieri infatti avevamo la maglia di Teleischia, praticamente quella nera di Teleischia, che ha portato come al solito molto molto bene. Ok, Presidente, grazie. Adesso entriamo nell'argomento, ci fa piacere che è con noi, quindi io ho spezzato una lancia, Michele. Vai tu pure a Forio l'anno prossimo, preparati, allenati durante l'estate. No, ma figurati, a me il presidente lo sa quanto io ci tengo per il Forio, perché sono stato un giocatore del Forio all'età di 17 anni, ho conosciuto tante di quelle persone speciali a Forio che tutt'oggi quando ritorno a Forio per lavoro eccetera li vedo e mi fa solo piacere, quindi per me il Real Forio è una realtà che porto sempre nel cuore, quindi il Presidente sa benissimo quanto ci tengo. Poi per la verità, per mia insomma, abitudine, sono sempre quello che dico quello che penso, cioè non, quindi a un certo punto se ho detto certe cose perché effettivamente li penso e perché effettivamente il Forio poi lo merita, il Presidente lo merita, quindi di questo mi fa solo piacere. Ok, leggo qualche messaggio proprio prima di entrare nella pagina della cronaca, perché abbiamo due messaggi che riguardano Cabrera, che dice appunto Cabrera giocatore importante per il Real Forio, è un grande guerriero. Poi abbiamo Arcangelo che ci scrive vorrei Luigi Amato nell'Ischia Calcio, cosa risponde Amato? Non sento bene, non ho sentito bene la domanda. C'è il nostro Arcangelo Mattella, vorrei Amato nell'Ischia. Io sono onorato di questa cosa, però come ho sempre detto io sono molto legato ai colori bianco-verdi, quindi apprezzo e sono veramente onorato. Sono contentissimo di questo apprezzamento da parte dei tifosi, però io sono molto legato ai colori foriani. Quindi si continua, Presidente. Qualche settimana fa eri un poco demoralizzato, avevi lasciato qualche dubbio. No, allora, non ero demoralizzato. Era soltanto un momento di riflessione praticamente, che è giusto che si faccia a fine campionato. Io, come già ho detto anche ieri nell'intervista, voglio prendermi una decina di giorni di pausa dal calcio, ma perché sono stati momenti, settimane importanti dal punto di vista mentale. Però il calcio, come ho sempre detto, per me è una cosa proprio di vita, cioè non riuscirei a stare senza calcio, quindi non lo so quello che faremo, quello che si farà, però sicuramente praticamente il mio pensiero è e sarà sempre rivolto verso il Forio Calcio. Piero Verde, Cabrera macchina da guerra, Antonio De Simone, Cabrera è veramente un gran bel calciatore. Giudizi positivi, ti sei fatto apprezzare, complimenti. Grazie per i commenti. Antonio De Simone, grande presidente, grazie per tutti i sacrifici che hai fatto in questi 3 anni, l'anno prossimo dobbiamo ripartire per fare un bel campionato. Non si sbilancia il nostro De Simone, però certamente vorrebbe una squadra
che per quanto riguarda la classifica volti pagina. Allora, io l'ho detto dall'inizio, innanzitutto fatemi fare i complimenti a tutti in studio, perché Filippo ha fatto un campionato, ma Filippo non sono io a dirlo, è un calciatore veramente di una categoria superiore. Con questo non significa che Filippo, se decide di scendere di categoria per l'anno prossimo, noi siamo ben lieti di accettarlo a Forio. Però detto questo, praticamente Cabrera ha fatto un campionato strepitoso. Filippo, prometti tra 12-13 anni farai il salto nel Forio. Ma io ringrazio il presidente delle bellissime parole. Quando andremo in Serie B praticamente. No, ringrazio il presidente veramente delle bellissime parole. Io faccio i complimenti a lui per quello che hanno fatto quest'anno, perché la salvezza poi alla fine non era così scontata come tutti pensavano. Beh. E ho letto tanti, ho sentito tanti commenti. Io penso che loro anche quest'anno siano partiti per fare un gran campionato. Purtroppo nel calcio non è tutto scontato sempre, ma gli investimenti che sono stati fatti a Forio sono investimenti importanti da grande campionato. E quindi il presidente Amato va ringraziato non una, non due, ma tante tante volte per quello che sta facendo a Forio, perché non so quanti lo avrebbero fatto, non so quanti sarebbero rimasti. E questo suo attaccamento a Forio è veramente pari al mio attaccamento all'Ischia, quindi penso che sia una cosa che vada preservata. No, volevo dire praticamente grazie mille Pippo innanzitutto, però abbiamo in studio due grandi giocatori della stagione del Forio, che sono Cabrera e Castagna. E io penso che Joaquin è stato un giocatore veramente eccezionale, sia da come uomo e come calciatore. In campo non si è mai tirato indietro, un giocatore che è veramente elegante, forte fisicamente, di personalità. Veramente una grandissima scoperta. E Joaquin, se il futuro dirà Forio, Joaquin è il punto di partenza del Forio, perché è veramente un grandissimo calciatore. Allora, di solito a Ischia si firmano i contratti, presidente. Molti contratti si firmano qui. Che fai? Accetti la proposta, Joaquin? Al presidente solo le devo ringraziare per le parole e per tutto quello che ha fatto per noi. Ha stato a fianco a noi dal primo giorno fino all'ultimo. Quindi. Dice Mendella, Giova Giuseppe sei un professionista con la P maiuscola. Guarda, stai qui, aumenta la tua quotazione. Cabrera. Grazie, grazie mille. Allora, presidente, un attimo do la parola a Giuseppe. Mi ghiaccio perché Giuseppe ci dice, quando faccio l'intervista al presidente a fine partita, sta senza voce. Quindi è difficile capirlo, ma anche perché ha speso tutte le energie durante la partita. Sì, ma noi infatti, noi che commentiamo la partita, ma anche i tecnici che la inquadrano, siamo molto vicini con il presidente, quindi viviamo anche quelle che sono le sue emozioni durante la partita. Ed è bello, ed è stato bello vedere la sua corsa ieri in campo, è stato bello vedere il tutt'uno con i tifosi, è bello vedere perché se lo merita, l'abbiamo detto ieri io e Claudio in telecronaca, se lo merita perché è una persona che ha fatto tanti sacrifici quest'anno, molte volte non sono arrivati i risultati, come ha detto prima Filippo, tante altre persone se ne sarebbero andate o quantomeno non continuerebbero, lui invece lo fa perché c'è una fede, c'è una passione, c'è un rispetto anche con quella che è la piazza. E io, se lo meritano i ragazzi di avere quel tifo, ma se lo merita anche lui di avere quel tifo che abbiamo visto ieri a Forio, perché una persona come il presidente Luigi Amato non ce ne sono tante nel mondo del calcio di oggi. Presidente, in effetti stiamo spezzando qualche lancia per lei, perché lo merita e poi dimostra anche di avere un'abnegazione che non tutti hanno. No, io innanzitutto voglio ringraziare Giuseppe perché è stato un professionista esemplare nel non dire il fatto che io durante la partita dico un sacco di parolacce, quindi questa cosa... Vabbè, ce l'ha detto lei adesso. Esatto, quindi è stato veramente un grande professionista. No, io sono un fortunato perché io ho dei tifosi
Ne menziono alcuni come Pippo, Zio Pippo, Gianni Barretta, ecco lo stesso Mendela, tanti tifosi che praticamente veramente danno l'anima per il Forio, e io questa cosa la vivo in maniera molto molto empatica, quindi questa cosa a me mi dà quella carica in più per dare ancora di più ai colori bianco-verdi. Io ho sempre detto che io il calcio lo faccio per passione, non ho nessunissimo interesse, anzi forse probabilmente veramente nessun interesse per il calcio se non una grandissima passione, quindi la vivo come una passione. Sono il primo tifoso del Forio, a volte esagero, ma mi rendo conto come ieri, e chiedo scusa, anzi approfitto per ringraziare le forze dell'ordine, il comandante Di Nola che è stato meraviglioso durante la stagione, il questore Re, che comunque ieri hanno fatto un servizio d'ordine eccezionale a Ischia, perché nel fare i festeggiamenti io non mi ero accorto che erano dei comandanti di polizia, degli agenti di polizia, e gli ho buttato lo spumante addosso, quindi, però sono stati molto molto carini, quindi praticamente sono stati carini a non arrestare il presidente. Esatto, a non arrestare il presidente, visto che ci sono tutti questi DASPO che stanno girando, a un certo punto ho avuto un attimino di pathos praticamente, perché pensavo che venissi arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale, quindi è stato un momento molto molto bello. Io ieri ho passato una giornata meravigliosa, ed effettivamente io arrivo alle interviste senza voce. Non vi racconto quello che è successo stanotte, infatti vedo che Joaquin tiene ancora la voce un attimino ancora un po' bassa praticamente, perché abbiamo cantato, ci siamo divertiti, abbiamo passato una gran bella giornata ieri. Ok, ci fa piacere. Michele, volevi fare una domanda al presidente? La domanda che volevo fare al presidente, visto tutta questa sua passione per il calcio, per lo sport, ma mi stavo chiedendo, ma lei ha mai giocato a calcio? Gioca, il presidente gioca ancora a calcio. Tu non lo sai, ma gioca ancora. Benissimo. Che ruolo fa, presidente? Luigi, che ruolo fai? Io ho giocato a calcio praticamente tanti anni in promozione con la Rinascita Pomerese, con l'Intervomero. Ho giocato con la Turris, un anno praticamente in Turris. Con la Turis ho fatto qualche esperienza nelle primavere dell'Avellino, quindi comunque è gioco tuttora a calcio praticamente nel campionato intersociale. Che ruolo? Difensore centrale. Ecco come perché Cabrera. Come Cabrera. Allora, complimenti presidente. Presidente, complimenti. Ora ci andiamo un poco a guardare i numeri. Prego Giuseppe. Sì, perché il playoff che si è giocato sempre ieri vede il Pompei che batte 2-0 il Nola, e invece il playout vede appunto il Real Forio che dopo i tempi supplementari il risultato finale è di 4-2 contro il Pomigliano. Quindi Pompei che dovrà continuare il lungo percorso, abbiamo salutato prima un giocatore importante come Simonetti per il... con la siciliana che è il Pro Favara. L'andata la giocheranno qui e il ritorno si giocherà in Sicilia. Ok, tra poco andiamo a vedere le immagini della bella partita del Real Forio. C'è un altro messaggio da parte di Renato Di Maio. Un saluto a tutti presenti nello studio, un grazie di cuore al presidente Amato per tutto quello che fa e ha fatto per il Real Forio. Ora un po' di riposo e poi bisognerà allestire la squadra per l'anno prossimo. Quindi presidente, una settimana di riposo e poi iniziano i progetti per il futuro. Sì, no, ma assolutamente, cioè nel momento in cui si decide di ripartire, si deve ripartire alla grande. Io ripeto, prima volevo dire questa cosa, la squadra del Forio di quest'anno, io continuo a dire che è una grandissima squadra, perché io penso che poche società in eccellenza, nell'eccellenza di quest'anno praticamente, hanno una rosa di over così importante, che noi abbiamo circa 21 over praticamente. Quindi purtroppo ci sono state una serie di situazioni un po' esterne, un po' interne, che hanno condizionato il campionato, ma la rosa è una rosa di tutto rispetto. Ieri i nostri cambi hanno fatto la differenza, noi in panchina avevamo giocatori di livello importante che hanno fatto poi la differenza quando sono subentrati. Quindi penso che comunque l'obiettivo è quello di fare sempre meglio, ovviamente, però quest'anno abbiamo allestito una squadra importante, cioè veramente sfido chiunque a dire il contrario. Purtroppo gli infortuni, la situazione con il Casoria, l'unica cosa che dice il contrario sono i risultati. Ma i risultati dicono il contrario anche alle altre 17 squadre del campionato, nel senso che una soltanto poi alla fine sorride.
E il discorso è che ce n'erano tante squadre che erano partite in, in maniera importante, e poi alla fine ecco la Puteolana, la Fragolese sono grandissime deluse del campionato, così come lo siamo noi, attenzione, perché noi siamo una squadra che avevamo delle ambizioni diverse, però purtroppo poi ti scontri con la realtà del campo che dice tutt'altro, e quindi dobbiamo fare, come diceva giustamente il mister prima, praticamente fare un'analisi della situazione e capire cosa non è andato e andare a migliorare quelle cose. Giuseppe, prego, volevi fare una domanda? Sì, volevo fare una domanda al Presidente, perché ecco, ora che ne stiamo parlando, prima di entrare nel dettaglio, io le vorrei chiedere se lei ha provato più emozioni vincendo la seconda stella nel derby contro il Milan o il raggiungimento della salvezza ieri contro il Pomigliano, se ci sono state le emozioni anche simili, sapendo ecco, anche la sua passione per l'Inter. Allora, devo essere proprio onesto. Ieri sono stato molto più contento, devo essere onesto. Ieri mi sono molto commosso, onestamente, perché io un playout l'ho vissuto 2 anni fa e non è stata una bella esperienza. Quindi io ieri veramente vedevo che non riuscivamo a fare gol e per un attimo ho vissuto i fantasmi di quel playout. E quando abbiamo fatto gol, nonostante stessimo facendo una grande partita, attenzione, perché il secondo tempo veramente abbiamo fatto un secondo tempo di altissimo livello, però le emozioni che mi ha dato ieri la salvezza del Forio e vedere i ragazzi gioiosi, condividere con loro queste emozioni, penso che l'Inter quest'anno questa emozione così forte non me l'ha data. Ok, allora abbiamo 2 messaggi che leggo. Il primo di Eugenio Di Meglio dice: complimenti al Forio per la salvezza, poi fai complimenti anche a noi di Teleischia per il servizio offerto per le riprese dell'Ischia Calcio, e ritiene che è un servizio di categoria superiore. Noi leggiamo anche i commenti che ci riguardano, ci fanno piacere, e ringrazio tutto lo staff, con mio figlio, i tecnici e i giornalisti che hanno realizzato davvero un ottimo servizio per l'Ischia Calcio. Mimmo Citarelli afferma: il vero bomber del Real Forio è il presidente Amato. Allora io dico, mettiamolo in campo questo presidente. Se il vero presidente bomber è sempre in campo. Non scendo fisicamente perché non posso, per raggiunti i limiti di età praticamente. Però io sono sempre a fianco ai ragazzi, ma io veramente sono veramente orgoglioso di avere un gruppo di ragazzi fantastici che sono stati con me, mi hanno dato gioia e dolore sicuramente, però ero convinto che ogni volta che entravano in campo davano fino all'ultima goccia di sudore, e questa cosa mi ha riempito di orgoglio. Ok, ora ci andiamo a vedere le immagini che hanno permesso l'esultanza, la festa, la liberazione dal pericolo retrocessione del Real Forio. La partita. Andiamo a vedere le tue informazioni. Il Pomigliano con Mr. Rubisco Siedono ed è Tomasini. Pelliccia su titolare. Perché è iniziato il play-out di eccellenza tra Real Forio e Pomigliano. Pelliccia entra in aria, cerca il cross per il vantaggio del Real Forio, proprio dell'under Antonio Castagna. Il fischio del direttore di gara, la rincorsa è il destro. Forte in porta, giocata di Acosta per far volare il suo capitano che vira sul sinistro e va in porta. Filosa, Acosta vuole cambiare lato, pallone bellissimo per Giovanni Filosa d'Aquino e in due tempi poi Filosa per il raddoppio. Direttore di gara, va in porta e gol. Con un gol bellissimo il 10. Sulla porta di Iandoli,
Infatti va la battuta corta sul primo palo, dove arriva il pari del capitano Riccardi. Allora siciliano, esterno, falanga, 1-2, siciliano. E poi Tomasino, che per un attimo voleva il destro, poi ha meno filosa, cross deviazione. E c'è il... a rullo, ad aprire. Tomasino, è tempo di controllare, osservare, crossare, traversa. Direttore di gara che fa ricominciare il secondo tempo. Di Costanzo, centrale da Filosa, spazio per il 28, arriva anche Pistola, Filosa da Aquino, colui che ha aperto le marcature, Pistola crossa verso Acosta da Aquino, intanto Filosa passa in qualche modo, poi riesce a girarsi, cross per Acosta, Aquino, con Filosa che viene incontro e riceve spazio, dribbling di Giovanni Filosa da Aquino, alzato poi Granata, poi Tomasin, virata, spazio per Tomasin, giù, non c'è nulla, però arriva Di Meglio che recupera, inventa, gran palla per Giovanni Filosa, batte ora il 28 con il destro sul primo palo, il pallone verso Di Costanzo. E allora attenzione perché tocca per Guidone, Guidone cerca da quell'altro lato, siciliano! E poi sarà il recupero, Pistola inventa, sul secondo palo, Acosta alto però. E allora incomincia il primo tempo supplementare. Al gioco, Acosta giù, calcio di rigore. Fischio dell'arbitro, Mario Sogliuzzo! Questo contrasto e c'è il cartellino rosso per Terracciano. Espulso Falanga. Secondo tempo supplementare che ricomincia ora. Può volare Carricelli che punta, cambia passo, cross, zona Filosa che se ne va con un'altra giocata, poi vuole Carnicelli per chiuderla. Carnicelli mette la parola fine a questa partita. Filosa si fa benissimo anche a rulo. Pistola invitato anche da Filosa ad andare dietro, arriva uno, arriva due, arriva tre. Il Real Forio batte il Pomigliano, si aggiudica il playout. Così come le partite dell'Ischia le facciamo con due telecamere, anche in questa occasione abbiamo fatto la partita con la doppia telecamera. Poi abbiamo no, voglio farvi complimenti perché queste immagini le volte che li vedo così bassa. Sono meravigliose, anzi ho vissuto come se, veramente come se fossimo in campo. Un attimo solo, veramente, Presidente, un attimo solo. Penso che siano state delle belle immagini, no? Vi abbiamo riproposto emozioni e giocate come se uno si trovava proprio nel terreno di gioco. Prego, assolutamente, complimenti, veramente devo farvi complimenti. La prima volta io ho visto la vostra sintesi, praticamente, che era con una telecamera diversa. No, ma con doppia telecamera, era con doppia telecamera, questa è con telecamera solo bassa. Benissimo, veramente complimenti, complimenti. Anche a Giuseppe Migliaccio, perché praticamente lui ci ha seguito tutto l'anno ed è stato sempre veramente esemplare delle telecronache, quindi veramente complimenti a Telischia. Facciamo pure i complimenti a Gianluca Verne e Marco Altore che vi seguono in trasferta. Esatto, sì, assolutamente sì.
Ok, allora Presidente, comunque abbiamo visto le immagini, la gioia, quel siciliano però vi ha fatto venire un brivido sulla schiena. No, pure qualche altra cosa, onestamente, perché a parte che siciliano è un gran bel giocatore, ma calcia in un modo, penso che sia uno tra i più forti nel campionato di eccellenza, a calciare in un modo molto molto particolare. E poi hanno un portiere che è d'Aquino, che manca un ultimo colpo di testa di Filosa a fine primo tempo, a fine dei tempi regolamentari, dove ha fatto un miracolo, cioè un portiere veramente importante. E io quando ho visto quella palla per siciliano sul 2-2, penso di aver avuto 5-6 infarti nell'arco di 3 secondi. Quindi ancora più bella vincere così, dopo aver avuto questo momento di pathos, diciamo così, importante. Ok, Antonio, rivedendo il filmato della partita, che dici? Ve la siete giocata bene? Ci avete messo tutto? Anima, sì. Cuore? Sì, ho visto da come siamo usciti dallo spogliatoio, io guardavo gli altri, dicevo oggi non ce n'è per nessuno. Cioè, anche guardando i grandi, cioè, quest'anno Akin, tutti i grandi, Mario Pistola, Mario Sugliuzzo, cioè, ti portano proprio una grinta che in pochi ti portano a scendere in campo. L'importanza di essere leader, e tu lo sei, dare il segnale giusto quando altri possono avere dei timori. Sì, io quest'anno sono uno dei più grandi della squadra, niente, io cerco di essere sempre vicino a tutti quanti, grandi, piccoli, io sono un ragazzo tranquillo e cerco di trasmettere quello a loro. E gli under oggi ho trovato i ragazzi eccezionali, pure come calciatore e pure come uomo, sono ragazzi tranquillissimi. Tu puoi tranquillamente parlare con qualsiasi di loro, ti ascoltano, cercano di migliorare, imparano, hanno voglia, e quello è importantissimo, voglia di crescere, perché alla fine tu puoi aiutare a tutti quanti, però se tu non hai la voglia di imparare o di crescere è inutile, e tutti i ragazzi hanno quello. 60 secondi per raccontarci la partita di nuovo, la tua analisi. Veloce, ah, velocissimo, perché il cronometro. Bella partita, che appena riceviamo le distinte troviamo subito, ecco, questa novità di Acosta in panchina, e appena avevo visto Antonio Castagna avevo subito, mi ero fatto l'idea che fosse lui il centravanti, idea molto indovinata, ecco, da mister Sanchez, che subito la sblocca, poi la raddoppia Filosa, e Forio era in quel momento padrone del campo. Poi esce la qualità del Pomigliano con i giocatori più importanti, con i giocatori che si erano resi anche più pericolosi, ovvero Siciliano, che fa un gol bellissimo su punizione, e il capitano Liccardi, che poi trova il pareggio. Il Forio attacca, continua ad attaccare, ci sarebbe un calcio di rigore che dopo rivedremo anche nella moviola, che crea i dubbi, c'è la traversa di Tomasin, il secondo tempo è una sfida tra Filosa e il portiere, andiamo subito ai tempi supplementari perché ne abbiamo parlato di siciliano, e ci sta il rigore trasformato da Soyuz, il gol di Carnicelli, che confermano, ecco, la panchina, quanto sia importante nelle squadre, quanto sia importante nella partita, perché sì, la vincono i titolari, ma chi entra è importantissimo. Ieri chi è entrato veramente molto bene. Ho superato i 60 secondi, però spero di aver racchiuso tutto. Se hai superato, devi per forza aver racchiuso tutto. Allora andiamoci a vedere adesso la moviola, perché ci sono molti episodi che hanno bisogno di essere rivisti. Direttore, sì. Posso chiedere soltanto una piccolissima cosa? Perché prego. Durante la stagione abbiamo parlato tanto degli under dell'Ischia, che veramente sono dei ragazzi eccezionali, però permettetemi di dire che anche noi a Forio penso che abbiamo tra i migliori under della categoria, e considerate che i nostri under sono sotto età, quindi l'anno prossimo praticamente potranno giocare, diciamo così, con il loro range di età, e sono degli under che obiettivamente Castagna, Andrea Di Meglio, Peluso, Iaccarino, Aiello, faccio difficoltà a considerarli under, quindi questo sarà un valore aggiunto per il futuro. E poi l'ultimissima cosa, ma quanto sono belli i giocatori del Forio, cioè noi li selezioniamo anche sulla bellezza, cioè abbiamo due esemplari di giocatori belli del Forio, quindi oltre che bravi anche belli.
Posso dire una cosa, Presidente, lei non ha seguito bene la prima parte. Pelliccio ha invitato Cabrera ad andare a fare il modello, ha detto cambia sport, fai il modello. Ma là è tutta invidia di Pelliccia, è tutta invidia, quindi per questo l'ho invitato, perché Pelliccia è tutto calcio invece, e invece Cabrera è calcio e bellezza. Ok, va bene. Allora, quindi quando si sceglie un calciatore a Forio si guardano vari aspetti. Possiamo dire questo? A 360 gradi, esatto. Poi la divisa elegante la diamo noi, però, perché la nostra è la più elegante. Esatto. Non possiamo fare tutto noi, purtroppo. Esatto. Ok, ora ci andiamo a vedere la moviola, Giuseppe. Sì, vediamo il primo caso di moviola, che è proprio il cross di Filosa con l'opposizione del capitano Liccardi. Secondo il direttore di gara, in maniera regolare, qui è stato dato il calcio d'angolo, Filosa e compagni chiedevano il calcio di rigore, alla fine si è ripartito dal calcio d'angolo. Ok, chiedo proprio a Filippo di un giudizio. No, in questo caso c'ha le mani dietro, se vedi lui si porta le mani dietro. Però aveva i gomiti un po' esterni, Ma le mani sono dietro, comunque sono attaccate al corpo. Secondo me quello che abbiamo visto prima dagli highlights su Tommasini può essere molto più rigore. Comunque dagli highlights, io non l'ho vista tutta la partita, questa rappresenta, quello che ti volevo dire se mi permetti un secondo, la stagione del Forio, una squadra che ha dominato la partita, che meritava ampiamente di vincere, su due episodi ha preso due gol, una squadra nettamente superiore al Pomigliano, che poi si ritrova però a doversi giocare la partita fino all'ultimo secondo, soffrendo. Tempi supplementari, però tutta la stagione ha portato la squadra a essere forte mentalmente e a vincere questa partita. Magari tre mesi fa questa partita rischiavi di perderlo, questo è il mio pensiero. Perfetto, sei stato preciso, puntuale e fotografico. Allora, continuiamo? Sì, continuiamo, perché se andiamo avanti c'è proprio, come diceva prima Filippo, la situazione su Tomasin, il contrasto, in questo caso il direttore di gara non l'ha giudicato irregolare, lasciato continuare. Ok, allora Michele, secondo te? Rigore netto, perché in effetti c'è il contatto, ginocchio e ginocchio, crea ostacolo proprio senza prendere il pallone. No, c'è proprio l'intenzione di ostacolare la corsa del giocatore. Quindi. Non può mai arrivare sulla palla. Filippo, in effetti... Non può mai arrivare sulla palla, cioè non ha proprio senso l'intervento che fa. Non so l'arbitro a un centimetro. Qui siamo secondo tempo avanzato, se non mi sbaglio, vero Giuseppe? Sì, siamo nel secondo tempo. Rivedendo, Antonio, rigore? Sì. Presidente, questo è un altro rigore da aggiungere al lungo elenco. Purtroppo sì, però questo qua non fa niente, per come è andata non fa niente, anche perché poi l'arbitro è stato bravo a gestire poi l'incontro, che a un certo punto se l'ha messa un po' brutta, perché il Pomigliano iniziava logicamente, anche per il risultato che era maturato, ad essere un attimino con degli interventi abbastanza rudi. Però comunque, ripeto, sì, questo e sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Filippo, cioè questa partita condensa la forza e la qualità del Forio e come è andata poi la stagione, con tutta una serie di episodi che hanno complicato questo percorso. Ok. Andiamo avanti con i casi, perché abbiamo il calcio di rigore per il Real Forio, fallo su Acosta, lo vediamo ora da queste immagini, allora, allo stesso tempo lo rivediamo anche dall'altra telecamera per cercare di avere un'inquadratura anche più chiara. Allora, l'arbitro è proprio a 3 metri, forse anche di meno. Cabrera dal campo? Un rigore netto, eppure un giocatore che un pochissimo intelligente, un giocatore che si è dedicato tutta la partita all'andata e al ritorno a litigare, a mancare rispetto ai tifosi foriani. L'unica cosa che ha fatto, chi è il calciatore? Non lo so chi Liguori è. Si chiama Liguori. Non lo ricordo benissimo. Liguori. Ma tra l'altro, presidente, fa un fallo di quelli talmente stupidi che poi l'allenatore dovrebbe non farlo giocare più a calcio. Ma un giocatore che si rivolge al pubblico e fa il segno di andarsi a prendere il traghetto, ovviamente da questo giocatore mi aspetto anche che faccia un fallo del genere. Perché poi Acosta sta andando fuori all'area col pallone, non punta certamente nessun difensore per andare a tirare. Certo, assolutamente.
Assolutamente. Ok, rigore netto che decide la partita, l'arbitro non ha dubbi, ci sono delle proteste sul rigore? Ci sono state delle proteste da parte dei giocatori del Pomigliano, però sono state molto, molto blande, timide. Penso, perché non ricordo di grosse proteste. Sì. Ok, il presidente interviene e dice non ricorda grosse proteste. Sì, abbiamo altre immagini? Sì, perché ci sono le due espulsioni. La prima è di Terracciano su Arrulo, intervento scomposto, molto rischioso, rosso diretto. Vabbè, l'ha fatta apposta perché calcia e poi col piede va proprio, continua lo slancio. Sì, anche perché c'era stato un fallo precedente, sì, quindi come se fosse stato l'altro, l'ha interpretato anche come fallo di reazione. Che gliel'aveva detto che gli avrebbe fatto poi questo contrasto. Pochi minuti prima c'era stato un contrasto da tutti e due. Quindi già era stato minacciato il giocatore, sì, del Forio. Sì, sì. L'arbitro avrà sentito. La cosa triste è che poi gli ha anche calpestato, cioè gli è passato sopra. L'ha fatto in maniera intenzionale, questa è la cosa brutta. Vabbè. Ok. Sì. E poi abbiamo l'ultimo, e su questo dobbiamo chiedere la testimonianza di Cabrera sul motivo, ecco, dell'espulsione di Falanga. Noi non abbiamo capito, ovviamente stanno molto più distanti, se ci puoi anche spiegare come mai, ecco. Sì, non lo so, io ti dico la verità, non ho ascoltato, non stava vicinissimo, però mi sa che l'ha detto un paio di cose all'arbitro, non era conforme di come stava facendo il suo lavoro l'arbitro, quindi non lo so che l'ha detto. Cose belle sicuramente no, e l'arbitro l'ha cacciato subito. Ok, sono finiti 9, una squadra che nei due tempi regolamentari se l'era giocata la partita. Dai. Voi avete giocato molto meglio, però loro hanno cercato di tenere botte e di ripartire. Poi dopo nei tempi supplementari si sono un poco sciolti come neve al sole. Dico. E il secondo tempo loro si hanno passato, hanno aspettato un po'. Penso che l'idea loro era ripartire, però non hanno avuto praticamente occasione. L'unica occasione che hanno avuto è quella del numero 10 all'80esimo, è solo quella. Però dopo noi, sì, meno male, è andata bene così. Noi, così come abbiamo fatto per l'Ischia Calcio, abbiamo racchiuso in 5 partite anche il cammino del Real Forio, proprio per rivivere il campionato stagione 2023-2024. Presidente, guardi con noi queste immagini. Che danni, Costanzo ancora in buona, la palla per Filosa, il tiro, il vantaggio! Il Real Forio è in vantaggio! Ha segnato Filosa! Per Di Meglio, parte lui! E un 2 contro 0, Di Meglio arriva davanti al portiere, va da Guatieri e tira il raddoppio! Il raddoppio del Real Forio! Un contropiede mortifero! Dietro la linea del pallone, non concedeva questo pasto e arriva. Arriva il gol del Casori, ha segnato Lepre. Ottimo lavoro, il numero 20 che poi cambia lato verso Di Costanzo che scatta in posizione regolare. Al centro, movimento di pistola, va da solo Di Costanzo! Un gol bellissimo di Di Costanzo! Ed è 3-1 del Forio! Ora prima occasione anche per l'Albanova con il traverso nel colpo di testa e il vantaggio. Iuzzo vuole cercare Musso che sprinta per più veloce di tutti. Musso! Con il traversone sul secondo palo dove c'è Iuzzo, poi Musso! Ancora! Centrale, caso naturale, libero Mancino, Iatoli, palo in rete! Per il vantaggio del Pompei, il 77, che poi viva l'Arciro. Attenzione, battuta al centro da Arcamone con la testa a Costa, la palla sbatte sulla traversa e poi arriva il gol del Real Forio, incredibile!
passaggio. Numero 21 in aria, il tiro e gol! Attacca dalla sinistra, cross in mezzo, spazza via, presa qua in fondo. Messa laterale per Lenzoia, già battuta, duello in aria, il numero 17 il tiro, Piandoli para. E poi il pareggio sulla respinta. Allora, torniamo in studio. Presidente, aspetti un attimo, faccio parlare prima Cabrera su questo cammino del Forio. Abbiamo rivisto un poco cinque tappe importanti. Sì, ho ricordato un po' queste partite. Niente, penso che abbiamo a livello di prestazione, io ti dico la verità, la unica partita che ho in testa, che sempre mi ricordo quella partita, che in quella partita sì ti posso dire, quella partita non c'eravamo, non lo so che è successo, è contro il Castelforte, dopo Castelvolturno, con Castelvolturno all'andata. Al di là di questa partita abbiamo vinto, abbiamo perso, abbiamo pareggiato, ma la squadra ogni volta che è entrata in campo ha lasciato tutto, tutto sempre. Senti Antonio, qual è la partita ricordi un po' come emblema del campionato, quella che ti è rimasta impressa? Quella che mi è rimasta impressa, già l'ha detta Iachin, è stata quella col Castelvolturno. Negativo, in positivo? Sì, non siamo mai scesi in campo. In positivo? In positivo per me, anche per gli infortuni che ho avuto, è stata l'ultima. L'ultima? Comunque ho giocato poco quest'anno. Michele, parlando del cammino del Forio, che dici? Beh, abbiamo il cammino del Forio, delle immagini, tra errori e quant'altro, però è una squadra che è un cammino altalenato. Potrebbe avere, creare le basi per l'anno prossimo. Ma questo sicuramente, perché come abbiamo sempre detto, il Real Forio ha una rosa di categoria, sicuramente di alta classifica. Le circostanze hanno portato a un campionato del genere, ma non per demerito della squadra o dello staff tecnico o dell'organizzazione societaria, per l'amor di Dio. Questa è stata la società specialmente è stata un'organizzazione perfetta, un'organizzazione che sicuramente il Forio merita, perché Forio è una grande piazza. Il Forio anche per il passato, non dimentichiamo, è stato in categoria importante, è stato insomma in interregionale, quindi Forio è una piazza importante e sicuramente con un presidente che ha questa passione io credo che potrà fare solo meglio anche per il futuro. Allora, presidente, si parte con questa, abbiamo rivisto il cammino del Forio, abbiamo riavvolto il nastro e abbiamo fermato le immagini su alcuni frame importanti. Riguardando tu il cammino, quali sono le tappe che ritieni fondamentali in positivo e in negativo? Ma io penso in positivo probabilmente la vittoria che facemmo in casa con l'Albanova, che era un turno infrasettimanale sotto un diluvio praticamente, veramente ci fu una grande prova di carattere della squadra e facemmo un'ottima partita. In negativo probabilmente sì, a parte come diceva Joaquin praticamente la partita di Castelvolturno, io penso che quella che ci abbia tagliato proprio le gambe sia il pareggio in casa col Savoia, perché prendemmo gol da una rimessa laterale che con un poco più di esperienza probabilmente quel gol non l'avremmo mai subito praticamente, quindi quei due punti ci hanno poi penalizzato, anche perché noi con due punti in più arrivavamo ottavi in campionato, attenzione, perché se qua con un punto si passava dalla zona playout alla zona playoff, quindi noi facendo due punti in più arrivavamo ottavi, anche perché penso che la classifica al quarto sia arrivato decimo, ma noi a pari punti col quarto per esempio saremmo stati in una situazione di classifica migliore per la differenza reti e così via. Quindi io penso queste siano state le due partite importanti, però dobbiamo anche dare credito allo staff tecnico, a mister, sia allo staff precedente che era stato gestito da mister Iervolino, con il prof Rendini, con Ciro Barile e tutti quanti, ma anche e soprattutto allo staff di mister Sanchez, che ha portato esperienza, quantità, qualità, mentalità della categoria, perché questa è una categoria difficile dove veramente
le partite vanno affrontate con una mentalità giusta, perché sennò veramente rischi di fare brutte figure. Allora, Presidente, quindi, senza fare i nomi, per quanto riguarda i giocatori, si riparte con l'ossatura di quest'anno e con Sanchez allenatore, oppure si cambierà parecchio? Allora, no, io penso che comunque ci sono delle ottime basi praticamente per poter costruire il Forio del futuro. Quindi io, onestamente, andare a stravolgere una squadra quando ci sono delle certezze è da stupidi. Bisogna intervenire dove bisogna intervenire praticamente, perché è chiaro che ci sono delle zone di campo dove bisogna fare un intervento più importante, e delle altre invece che hanno dato grosse garanzie. Quindi assolutamente Mister Sanchez in questo momento ha dato tanto al Forio, ci ha permesso praticamente di raggiungere una salvezza, ha portato una grossa mentalità, è un allenatore navigato e che veramente ha riconosciuto in tutta la Campania, onestamente, per le sue doti sia umane che tecniche. E quindi ripeto, se ci sono delle certezze, perché bisogna cambiarle? Quindi si continua con Sanchez? Non ho detto questo, però io perciò rifaccio la domanda, perché non avevo capito la risposta. Esatto. L'intenzione è quella di non stravolgere. Con Sanchez siamo stati molto molto bene. Quindi siete stati bene, bisogna incontrarsi per capire, esatto, se si può continuare insieme o meno. Esatto. Okay. Anche perché il mister ha tante richieste pure, perché il mister, ripeto, è un allenatore che comunque è richiestissimo. L'importante quindi è che ci siano comunque delle volontà a incontrarsi, perché se non c'è neanche quello, difficilmente ci si incontra. No, assolutamente. Il mister è una persona meravigliosa, quindi veramente è una persona anche piacevole con cui discutere, parlare di calcio, ma è una persona veramente che sa gestire il gruppo, è veramente un elemento importante di una struttura societaria che vuole fare bene un buon calcio. Ok, noi sappiamo che c'è stato un play out e l'abbiamo vissuto, ma c'è stato anche un playoff che ora ci andiamo a rivedere. Per quanto riguarda i gol, le immagini. Baumus Miner dà un buon pallone a caso naturale, arriva anche Balzano in sovrapposizione, caso naturale, traversone, Simonetti segna il gol più importante della stagione, perché al 38esimo della ripresa il Pompei è in vantaggio 1-0, segna Ciro Simonetti. D'Agostino lungo nella zona di caso naturale, vediamo se arriveranno cambi da una parte e dall'altra, e qui Lola chiaramente si fa trovare scoperto con Simonetti, che va a calciare, gol Mancino, Malafronte 2-0, Malafronte 2-0, Malafronte 2-0, e il Pompei vola alla fase nazionale dei playoff con il gol numero 21 in stagione del capitano, con il gol di Alessandro Malafronte. Abbiamo visto un Pompei vincere, la firma è di Simonetti per il primo e il secondo gol. In effetti un giocatore, come dicevi tu Filippo, di qualità, sì, forse il migliore. Sì, per me in questo momento è il giocatore più forte che c'è nell'Eccellenza Campana, perché lui sa sempre dove stare, c'ha questo suo modo di essere scugnizzo che gli permette di uscire anche in campo e fuori da tutte le situazioni. È veramente un giocatore importante. Poi negli ultimi 2 anni lo sta dimostrando a suon di gol, vinci un campionato, arrivi secondo, vuol dire che qualcosa c'hai. Il Pompei, quando non c'è stato lui, non ha avuto il calo, vuol dire che è un giocatore veramente importante. Ok, siamo proprio in chiusura di trasmissione, anche di annata. Ringrazio il presidente Luigi Amato, che è stato con noi, ma che ha vissuto questa lunga esperienza con grande desiderio di vittoria, e con la vittoria che è arrivata proprio alla fine, che ha dato la giusta soddisfazione a un uomo che si è impegnato tanto per la sua squadra. Grazie Presidente. No, io ringrazio voi per esserci stato al nostro fianco nel corso della stagione e per aver dato possibilità anche ai tifosi che non potevano venire a vedere le partite in trasferta di poter seguire il Forio anche fuori casa. Ok, grazie ancora a lei, ringrazio Filippo Florio e complimenti per il bellissimo campionato. Spero che i tuoi problemini siano risolti, poi con un po' di acqua termale, che
hai modo di poter utilizzare al meglio, io penso che riprenderai subito a stare in perfetta forma. No, no, la rabbia viene proprio perché la finale so di che avrei fatto di tutto per stare in campo e ce la potevo fare, quindi per quello diviene ancora un po' più di rammarico, però ti ringrazio e ringrazio tutti i presenti e il presidente Amato per tutte le belle parole che avete speso per me e vi faccio in bocca al lupo più grande per il futuro. Ok, grazie Filippo, grazie Cabrera, complimenti per la bellissima stagione. Resti a Forio, te lo chiedo io, non te l'ha chiesto il presidente, che fai? Grazie per l'invito, grazie per le parole, grazie al presidente pure per le parole e per tutto lo che ha fatto. Torni in Argentina, che fai? Sì, il primo giugno torno in Argentina, sì. No, no, ma ritorna. Vado a prendere un po' di freddo là. Quando inizia l'estate qua me ne vado al freddo di là. Ok. Grazie. Michele, grazie per essere stato con noi durante questa bellissima stagione e anche stasera, nonostante le 5 reti subite. Va bene, l'importante è aver posso passato... Posso dire, mettere tutte insieme conviene, perché se ne metti una per partita fanno male. No, l'importante è aver passato un anno bellissimo, un anno di sport bellissimo insieme a voi, insieme alla squadra, insieme ai tifosi, insieme a tutti gli sportivi. Mi auguro che per il prossimo anno ci sia lo stesso entusiasmo e la stessa progettualità da parte della società dell'Ischia Calcio e del Forio Calcio. E grazie Michele, grazie Simone per il tuo importante contributo. Grazie, io ringrazio, volevo chiudere anche io, volevo ringraziare la società dell'Ischia che comunque mi ha dato l'opportunità di entrare a campionato in corso per continuare il progetto comunicazione. Ringrazio Eugenio, il collega, ringrazio in primis anche a Giovanni che è grazie a lui che abbiamo portato avanti questo progetto e mi auguro che l'anno prossimo si gettino le basi per poter sognare in grande. Ora tiriamo i remi in barca, Pippo, e vediamo cosa ci dirà il futuro. Ok, saremo anche noi attenti a seguire le evoluzioni sia dell'Ischia che del Real Forio, ma anche delle altre squadre isolane. Antonio, complimenti, un campionato importante che metti da parte, però ti ha fatto crescere e tu hai dato un bel contributo alla squadra. Complimenti. Sì, grazie mille, grazie a tutti. Grazie Giuseppe, ringrazio anche la regia Valentina, Giuseppe, Giovanni e Giuseppe. Siamo proprio in chiusura, appuntamento con A Bordo Campo, torna l'anno prossimo, però con gli speciali saremo presenti durante la stagione anche estiva. Arrivederci a tutti.